Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili signore e signori, buonasera, in studio Massimo Bonella per Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, un saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze dell'Alto Adriatico di Radio Piper Fontana Fredda, vale a dire il 93.8, 88.800 MHz in stereofonia e anche in internet al sito radiopiper.it, scritto piper.it. Una cosa molto importante è che questa trasmissione viene ripetuta gratuitamente, io ringrazio fin da adesso la proprietà di Radio Science, viene ripetuta da un network di emittenti online che fanno capo a Radio Science TV. Radio Science TV è un'emittente online, l'emittente madre che diffonde i programmi da Treviso. TV perché è anche televisione, risponde al sito internet semplicemente radioscience.it. Dunque, detto questo, un saluto alle rispettive regie, qui a Fontana Fredda a Paolo Gavasso e a Treviso alla regia centrale che poi coordina, come dicevo prima, tutto il network da Radio Fabbro Veneto Online, Radio Reno Web, Radio Mondi Libri, Radio Isso di Modena fino a Radio Valdichiana, l'ultima nata, con a capo il regista Rosario Moreno, che quest'oggi sarà protagonista di questa trasmissione, perché parleremo in pratica di nuove tecnologie, più precisamente l'importanza che queste nuove tecnologie possono integrarsi con neanche vecchie tecnologie, perché insomma funzionano sempre le radio in FM stereo, ma che possono integrarsi con le emittenti radio televisive del digitale terrestre, dell'FM stereo, dell'AM, insomma le emittenti terrestri. In questo caso stiamo sperimentando questa ripetizione del nostro programma da Radio Piper a Radio Science Network con notevoli risultati. Infatti siamo ascoltati, questa trasmissione viene ascoltata in tutto il mondo, parte da Fontana Fredda dove c'è appunto la sede di Radio Piper, per poi essere diffusa sulle possiamo chiamarle strade dell'internet in tutto il mondo. Abbiamo ascolti dal Sud Italia, Centro Italia, in America Latina e non solo, anche in Nord Europa. Dunque, detto questo, io vorrei appunto chiamare in causa proprio la regia centrale di Radio Science, cioè Rosario Moreno, proprietario di questa emittente, di questa nuova emittente online, perché appunto con lui stiamo sperimentando questa forma di trasmissione, quando la radio terrestre si fonde con quella online. Allora, innanzitutto un saluto a Rosario Moreno, spero che mi senti bene. Ciao Rosario. Ciao Massimo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Massimo, sì, ti sento benissimo, insomma. Volevo ringraziare anche Ugo, il nostro aiuto alla regia, perché la regia la fa Ugo questa sera, che è il mio assistente che mi sta seguendo in questa opera, del network, ed è un aiuto regista molto promettente, perché ieri sera ha fatto una regia molto bella con la trasmissione Due Compari. Massimo, dicevi bene, insomma, riguardo alle nuove tecnologie, che poi non sono tante nuove queste tecnologie, perché internet ormai sono 30 anni insomma, che esistono, però nuove tecnologie perché come al solito noi siamo sempre in ritardo in Italia.
nuove tecnologie, perché oggi con l'avvento diciamo del 4G sui smartphone, sui cellulari, questa emittente, questa trasmissione può essere ascoltata con appositi app per Android, per iPhone, eccetera, anche sugli smartphone, per le persone che ci vogliono ascoltare, che sono in movimento. Io molte volte adopero il mio smartphone e mi ascolta Radio Saiuz mentre sono in macchina, come se fosse un autoradio qualsiasi. Comunque ne parliamo dopo, ti ripasso la linea appunto, insomma, e approfondiremo questo discorso. Certo, in effetti è qui che dovevamo arrivare. Ecco, io ricordo sempre, per coloro che ci stanno ascoltando, questa è Radio Piper Fontana Fredda sui 93.8 e 88.800 da Fontana Fredda, appunto in provincia di Pordenone, che irradia per tutto l'Alto Adriatico, ma non solo, riusciamo ad arrivare a coprire anche le zone dell'Istria dove ci sono i nostri connazionali, e addirittura è sentita anche, c'è qualcuno che ci ascolta anche in centro Lubiana, quindi arriviamo anche oltre confine, cioè diciamo che sconfiniamo verso quella che è l'Europa dell'Est. Ecco, quindi da Venezia, dal Veneto orientale fino in Istria, la ricezione è diciamo molto molto buona, e stiamo appunto, dicevo, sperimentando questa ritrasmissione ormai da diverso tempo con Radio Sars, cioè Rosario Moreno, devo dire, perché non è da tutti i giorni, pur di sperimentare questa nuova forma di trasmissione, ci ripete gratuitamente il nostro programma nato qui, che nasce qui da Radio Piper, per tutto il network che abbiamo prima citato. Ecco, un network dunque che è nato dopo alcuni anni di attività di Radio Saiuz. Ecco, io volevo chiedere a Rosario innanzitutto come sta andando questa sperimentazione, questa diciamo collaborazione tra radio terrestre e radio online, che impressione hai avuto? Ma secondo me da quello che sto vedendo io, soprattutto dalla risposta che ci danno i nostri ascoltatori, almeno online, io credo che sia un esperimento, tra virgolette, che è stato ben accolto nella rete, almeno per quanto riguarda la rete. Per l'FM non ti so dire, perché dovremmo sentire i dati di ascolto, insomma, che ci sono per quanto riguarda Radio Piper, ma credo che siano la stessa cosa, perché poi in effetti Massimo, chi ascolta le radio in internet, tra virgolette, sono le stesse persone che ci ascoltano in FM e in AM. Poi vorrei fare una capatina per la M dopo, Massimo. Quindi l'unica cosa che adesso stiamo facendo è che stiamo sperimentando a mettere questa trasmissione Pianeta Oggi Eventi del Mondo su YouTube, sul nostro canale YouTube. E anche lì, insomma, una certa risposta ce l'ha, Massimo. Ovviamente noi non abbiamo grandi possibilità per fare grande pubblicità alla cosa, però credo che man mano che si allarga il giro, insomma, le persone ci vengono a trovare. Una volta che ci ascoltano, ascoltano tutte le nostre trasmissioni, compresa Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, che è una bella trasmissione, una bella carrellata che si fa tutte le settimane qui a Radio sì. Piper, ovviamente. Mi piacerebbe che comunque, quando insomma si va in diretta, eccetera, riuscire ad avere altri ospiti per cercare di allargare un po' il giro, perché sai benissimo, Massimo, che l'ultima volta che tu hai avuto ospiti in questa trasmissione c'è stato l'ingegner Pattaro, che ha parlato appunto del contratto di Fiume, eccetera. Quindi mi piacerebbe allargare poi il discorso a tutte, diciamo, queste problematiche, tutti questi problemi, insomma, che la gente incontra, perché il contratto di Fiume è una realtà che esiste, però non esiste solo quella, ma esistono tante altre realtà. Si cerca di portarle avanti, soprattutto con, che mi dicevo, molte volte hai gli amici del Sicomoro, eccetera, in trasmissione con te, e quindi insomma di cercare di allargare gli orizzonti, ecco, di arrivare, diciamo, dal nord al sud, al profondo sud, dal profondo nord al profondo sud, perché mi piacerebbe sentire la voce del popolo, la voce della gente. Esatto, sì. Su questo posso anche dirti che proprio da luglio avremo nuovamente con noi Alviano Appi, che è proprio dell'associazione Il Sicomoro di Pordenone, una nota associazione che grazie a questa abbiamo
realizzato diverse interviste a redattori, a ricercatori, ma non solo, magistrati, giornalisti, eccetera, personaggi noti a livello nazionale, ma anche non solo, anche internazionale, ad esempio, cito un nome per tutti, Giulietto Chiesa. Ecco, dunque, con Alieno Appi riprenderemo quindi tutta una carrellata di trasmissioni con ospiti in studio, e quindi allargheremo ancora di più l'interesse, diciamo, del programma. Tu hai detto bene, hai nominato questa associazione. In effetti questa trasmissione parte proprio, come dire, dallo spunto di non solo di questa, ma anche di altre realtà associative, come ad esempio Antimafia 2000, poi abbiamo Ciao dal Cielo, Mandi dal CIL, che è un'altra ancora, poi la Funima International .org, ricordo quindi anche il sito internet di questa Onlus, che ha il compito di tirar via i bambini dalle strade, i bambini, diciamo, abbandonati, i bambini lasciati proprio lì a un destino veramente macabro. Ecco, e quindi tutte queste persone che lavorano a favore della vita, per la tutela della vita del pianeta, a servizio praticamente degli altri, entrano nella nostra linea editoriale di Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, che poi è tra altre cose anche la linea editoriale di Pianeta Oggi TV.net, la testata online, TV online di Venezia, che dirigo dal 2008. Ecco, quindi noi abbracciamo questa linea, quindi queste trasmissioni trovano spunto proprio da queste associazioni. Ne cito un altro esempio per quanto riguarda l'arte, o comunque viene dato tanto spazio ai ricercatori, il blog terramater.it. Salutiamo anche la direttrice Maria Marzullo, la dottoressa Maria Marzullo, che dirige questa associazione Terra Mater. E grazie a questo lavoro che è stato fatto e che continuano a fare, noi abbiamo la possibilità poi di interagire, quindi mandare in onda tutte le varie interviste ai relatori e agli ospiti che hanno, e amplificare questo messaggio a tutela della vita, perché è questo che a noi ci interessa. Beh, è toccato, insomma, un tasto che è abbastanza se tra virgolette posso dirlo enorme, c'è un tasto che andarlo ad approfondire, insomma, ci sarà da dire tantissimo, non è che si risolve tutto in poche trasmissioni, anzi. Secondo me l'importante è comunque, insomma, far arrivare il messaggio a quanto più persone possibile. Io molte volte dico sempre, no, il mio motto, che dico: passate parola. Perché passate parola? Perché le persone che ci ascoltano conoscono altre persone, cioè io chiedo sempre a queste persone, insomma, di parlare con loro amici, conoscenti, eccetera, e di far ascoltare Radio Science, oppure tutto quello che manda in onda Radio Science, perché Radio Science è un network, è un contenitore. In questo contenitore poi ci sono tantissime trasmissioni che vengono fatte e portate avanti, dalle più ludiche come I Due Compari, che è una trasmissione di musica, a quella che può essere Social Evolution, insomma, dove si parla per esempio di sociale, di social, questi social. In questo momento si parla di Facebook e dei grandi, di queste pagine che sono su Facebook, ma arrivando a Don Quixote, insomma, trasmissione condotte dall'amico Alfredo, e prendiamo spunto poi, diciamo, arrivare anche a Spazio Aperto e Osservatorio Antimafia, perché stiamo cercando di abbracciare un po' tutto quello che è lo scibile umano, per semplice motivo che noi vogliamo raggiungere tutte le persone che comunque devono ascoltare il nostro messaggio. Ovviamente diciamo sempre, almeno questo è il mio pensiero, che noi diamo lo spunto, noi apriamo la testa, sviluppiamo, facciamo muovere quel neurone che ormai si è fermato grazie ai grandi media, no? Che ci hanno abituato a non ragionare. Noi diciamo: ok, queste sono le notizie, noi diciamo questo. Ovviamente voi andate in giro, cercate, informatevi e ragionate con la vostra testa, perché questa è la parte più importante. Per esempio le nostre dirette, come per esempio ieri, Massimo, abbiamo mandato in onda la diretta da Palermo della presentazione del libro di Lorenzo Baldo, no? Che è stata, sì, molto interessante questa presentazione. C'erano Gianrusso del Movimento, il senatore del Movimento 5 Stelle, c'era Giorgio Bongiovanni, per esempio,
e adesso i nomi non me li ricordo e chiedo scusa, ma purtroppo il Saiuz o Rosario, come mi chiamo io, ho raggiunto una certa età e quindi le cose mi vado anche a dimenticarle un poco. Però questa trasmissione che è andata ieri l'ho registrata e quindi non oggi, ma penso domani la rimanderò, la riproporrò agli ascoltatori e ai video ascoltatori di Radio Saiuz. Però non dimentichiamoci che esistono tanti modi per arrivare alle persone, non solo i nuovi media come possono essere quelli su internet, ma anche i vecchi media, caro Massimo, i vecchi media che possiamo riscoprire, le famose AM, onde medio, ampiezza in ampiezza modulata, no? Ecco, è qui che volevo arrivare. Ecco, cosa ne pensi dell'ampiezza modulata, che sembra che sia lasciata nel dimenticatoio? Io so che all'estero, anzi al di là dell'oceano, è molto sviluppata invece. Sì, è molto sviluppata come al solito, ma vedi Massimo, noi italiani siamo abituati a essere il fanalino di coda di tutto il mondo. Noi veniamo dietro qualsiasi paese, dal primo all'ultimo che possa essere una graduatoria internazionale. Siamo i primi però diciamo nelle cose negative di quelle che fanno i nostri governi, non quelle che fa la gente, perché io divido quello che è un governo di quello che è la gente, il popolo. Purtroppo sappiamo benissimo che il governo che abbiamo, sia quello attuale che quelli passati, non è che sto facendo distinzioni, è stato votato dalla gente. Oddio, questo qui non tanto, però è la gente, insomma, che l'ha scelto, ma per il semplice motivo perché non abbiamo una vasta gamma di informazione. Noi abbiamo il pensiero unico a livello nazionale, sia dei media televisivi che dei media, dei giornali, insomma. Secondo me è proprio il pensiero unico, non c'è niente da fare, e quindi passa un solo tipo di informazione, la gente sa solo quella e basta, insomma. E noi dobbiamo nel nostro piccolo fare come il tarlo, no? Cioè che piano piano andiamo a bucare, ti buco o no Massimo? Sì, masticando poco alla volta ti entro in testa e ti faccio ragionare. Sì, dovevamo essere, diciamo, un'informazione alternativa, cioè vedere di, faccio un esempio, d'estate, piuttosto che aprire i telegiornali o i giornali radio con in prima notizia le seggiole al sdraio al mare o la gente che va a vedere se la sabbia effettivamente scotta o meno. Ecco, voglio dire, quelle notizie sì, si può parlare, perché c'è anche notizie sul turismo, come quest'anno, come quest'anno rispetto all'anno scorso, se c'è un calo di visite dei turisti o meno, cioè, ma per carità, si può parlare, ma vanno in coda ai notiziari, in coda, perché insomma ha un'importanza relativa. Noi quello che mettiamo in primo piano, soprattutto nei nostri approfondimenti, vedi Pianeta Oggi, il rapporto del nostro settimanale che va in onda poi anche sul DTT, cioè il digitale terrestre, ecco che poniamo quegli argomenti che interessano alla gente, alla società che è in difficoltà. Nel 2000 siamo peggio che non negli anni 50, si può dire, gente che perde il lavoro, gente che perde la casa, addirittura in Veneto questo succede, è stato documentato diverse volte anche da altri canali. Ecco, voglio dire, questo interessa la gente, ma non le code chilometriche sotto la calura della gente che va a vedere, che va a sentire se la sabbia scotta o meno. Cioè, vogliamo superare un po' questa cosa qua. Cioè, allora ecco, fare attenzione, soprattutto zoomare l'attenzione ai problemi. Poi c'è quello che ti dice: ah, ma io non guardo la televisione, magari poi fa parte anche di alcune associazioni che lavorano per risolvere, diciamo così, atte a risolvere questi problemi, perché io ho conosciuto persone che hanno detto: no, io la televisione basta, zero, però poi sono dentro queste associazioni. Allora no, tu per sapere bene come sta andando il mondo devi anche avere un pezzo di televisione per capire come danno le notizie, per capire cosa c'è dentro questi palinsesti. Poi, se vuoi ascoltare un'informazione corretta, fai una selezione, ma non c'è più nessuna TV che dà una corretta informazione. Non è proprio così, perché magari una solo, due,
fino a due ci si può arrivare, bastano per te che ti serve da avere una corretta informazione. Abbiamo una televisione storica da oltreconfine, dall'Istria, che ci ha sempre portato un programma genuino, che ha sempre portato la sera al posto della trasmissione banale un documentario, quindi una certa anche istruzione per i giovanissimi. Ecco, faccio riferimento a TV Capodistria, che faccio anche gli auguri perché quest'anno compie 45 anni. Una televisione dove c'è da togliersi tanto di cappello, veramente. Ecco, questo vorrei dire alle persone: non buttate via il televisore, perché è troppo comodo mettere la testa sotto la sabbia. Questo concetto voglio che sia chiaro. No, è proprio, vedi Massimo, sfondi la porta aperta su questo discorso, perché oggi con le nuove tecnologie, no? Noi possiamo usare anche il televisore per guardare internet, cosa c'è in internet. Io per esempio abbiamo fatto, ti ricordi Massimo, quando siamo stati a Pordenone, che abbiamo visto Radio Science TV su un televisore, giusto? Sì. Sfruttando internet, quindi non devi avere per forza un computer. Oggi per esempio le nuove tecnologie ci permettono di avere un computer in una chiavetta USB. Io ho trovato in internet per esempio una chiavetta USB con un computer con Windows 10 con 2 giga di RAM eccetera, e che funziona proprio come un computer, cioè si attacca però a un televisore che ha un attacco HDMI, che è un tipo di attacco speciale che si trovano dietro i nuovi monitor, i nuovi televisori. Benissimo, attaccando dietro un monitor, un televisore del genere, si collega a internet tranquillamente. Ma ci sono altri aggeggi tecnici che costano poco e si possono collegare ai famosi televisori che hanno questa attacca HDMI, per esempio il Chromecast di Google o altro. Ma poi ci sono le televisioni smart, famose televisioni smart, che sono già dotate di attacchi e di tutto quanto per collegarsi in rete. Quindi le persone hanno un modo non solo di vedere il digitale terrestre o di attaccarci il satellite eccetera, ma anche di attaccarci internet e di vedere cosa c'è in internet. Sto salendo l'idea. Quindi hai un mondo che è enorme a disposizione. Forse troppa roba fa male, cioè nel senso non permette di far ricercare bene le persone, ma se le persone risvegliano quel loro neurone diventano super intelligenti per cercare, perché io dico sempre, quando mi chiedono se il computer è intelligente, no, il computer non è intelligente, il computer è una macchina, è ferraia, è hardware, come si dice in inglese. È intelligente la persona che lo utilizza, deve essere. Allora se tu sei intelligente lo usi in maniera intelligente, ma se tu sei stupido lo usi in maniera stupida. È sempre lo stesso computer, non cambia niente. È la stessa cosa per tutto quello, diciamo, che abbiamo a disposizione oggi: smart TV, iPhone, iPad, cioè tutto quello che abbiamo a disposizione. Se tu prendi uno smart TV e poi ti vedi il Grande Fratello, ma allora va, insomma, siamo punti a capo, no, nella situazione. Sì. Guardati anche il Grande Fratello. Perfettamente. Guardati anche il Grande Fratello. Però cercati anche informazioni, cercati anche, perché in internet c'è una marea di informazioni che fa spavento, non ti basta la vita per andartene a cercare, insomma. Oh no, Massimo, è così. Però, insomma, oggi la stragrande maggioranza delle persone ha questo neurone che sta dormendo, perché grazie alle tantissime trasmissioni come quella che trasmettevano tanti anni fa, ti ricordi, non è la RAI, hanno addormentato le coscienze delle persone, e serviva questa al potere, addormentare le coscienze. Qui si apre un altro argomento, cioè quello di aver creato dei palinsesti superficiali atti ad abbassare il grado culturale delle persone. Forse qualche massoneria voleva arrivare a questo, tanto per essere chiari. Anche quello è un grosso problema che abbiamo, so. Che abbiamo. Come l'erba gramigna. Va bene, Radio
Piper Fontana Fredda, questa trasmissione Pineta Oggi 20 nel mondo in collaborazione diretta con il network di Radio Sales. State ascoltando Rosario Moreno come nostro ospite collegato per parlare proprio di nuove tecnologie, cioè come una radio terrestre o TV terrestre può integrarsi con la radio web o la TV web a seconda. Ecco, Rosario Moreno, ricordo che il ecco, come dicono di là è il patron di Radio Sayuz. Grazie per il patron. Adesso qualcuno ha capito perché ho detto di là. Sì. Va bene, Rosario, ecco, il futuro di Radio Sayuz. Il futuro di Radio Sayuz secondo me è radioso, perché in campo abbiamo messo, tu lo sai Massimo, insomma, perché c'è una fortissima collaborazione tra pianetaogtv.net e Radio Sayuz, soprattutto dopo insomma, che c'è Radio Favaro Veneto che fa parte del network, no Massimo? Insomma, diciamolo, insomma, di questa radio che pianetaogtv.net, questa testata, ha anche una sua radio che la trovate su radiofavaroveneto.it. Sì, ecco, io tengo a precisare, scusami se ti interrompo, che abbiamo, diciamo, una programmazione soprattutto di approfondimenti, ecco, legata a Radio Science, e anche lì va in onda questo programma che parte, che nasce, che viene realizzato, chiamatevelo come volete, da Radio Piper di Fontana Fredda, e viene ripetuto quindi su tutto il network di Science, quindi anche su Favaro Veneto. Ecco, poi è una trasmissione di approfondimento di cultura, di informazione, ecco, quindi benvengono tutte queste informazioni anche da altre testate. Benissimo, io sono lieto anche di entrare in collaborazione con Radio Piper proprio nella ritrasmissione di questo programma, quindi Radio Piper su Radio Favaro non può che far piacere assolutamente. Certamente. Anzi, saluto la proprietà che ci dà questo spazio, che ci permette proprio di amplificare un messaggio per la vita, per la tutela della vita, perché è giusto che la gente trovi un attimo di tranquillità. Non può sempre correre dalla mattina alla sera, stressarsi con problemi che si fa fatica a risolversi perché mancano i soldi, perché vedi, anche faccio un esempio banalissimo, a chiedere una visita medica ti dicono beh guardi venga tra un anno o poco ci manca. E queste cose sono aberranti, cioè voglio dire hanno dell'incredibile. Mi viene da dire che le automobili in officina vengono trattate meglio, perché il meccanico, il tecnico ti dice beh guarda sì sono pieno, ma vabbè tu sei un mio cliente, insomma una cosa e l'altra, dai vieni qui, portamela alle 14 per le 16:30, ma vieni anche prima, per le 16 è già pronta, se tutto va bene è già pronta, sicuramente in giornata ce l'hai. Invece noi dobbiamo aspettare un anno. Allora l'automobile deve aspettare mezz'ora, un pomeriggio, noi dobbiamo aspettare quasi un anno. Sono cose che hanno Massimo, ma sai benissimo che noi costiamo, ogni cittadino costa la sanità, perché tutti gli stipendi da capogiro di non dirigenti, solo, manager, contratti che si beccano dai 10.000 ai 30.000 euro al mese, o centinaia di, voglio dire, cioè capisci Massimo, allora, ma ecco, sono i grandi contratti che fanno con le case farmaceutiche, bisogna vedere. Mi piacerebbe sapere tutte queste cose che non ci è dato sapere in questo momento, però sai come dico, penso che è come il pettine, insomma tutti i nodi arrivano al pettine, no? I capelli quando sono i nodi prima o poi, passando il pettine in testa, ci arrivano, e quindi come tutte le beghe e le magagne dovranno uscire fuori, speriamo bene. Ecco, vedi, allora che questi sono i problemi che interessano alla gente e vanno portati in primo piano nelle nostre trasmissioni. Queste sono i nostri modi di lavorare, questi sono i nostri modi di lavorare, questa è la nostra linea. Dunque, certo, Rosario, siamo a fine tempo, non lo so. Volevo dire una cosa, Massimo. Sì, volevo dire una cosa, ma è proprio per questo, la diversificazione sta proprio in questo, Massimo, che noi abbiamo scelto una strada molto più difficile, perché era semplice fare dei grandi contratti e mandare dei film, mandare delle cose su a popolo, cose del genere, per essere accattivanti, insomma, farti guardare. Il difficile è fare delle cose che permettano alle persone di ragionare,
è qui che noi dobbiamo arrivare, e quindi per questo dobbiamo arrivare a quante più persone possibile. Poi l'ultima cosa che voglio dire è questo, che il futuro di Radio Science è legato al futuro di tutto ciò che è il network di Radio Favaro Veneto, di Radio Isso, di Radio Reno Web, eccetera, perché dobbiamo sviluppare questo network, che è importantissimo. Sviluppare questo network significa trovare altre web radio, altre persone che si vogliono mettere in gioco e quindi mettere una web radio con noi e fare in modo che la nostra voce raggiunga più posti possibili, più città possibili, dal nord al sud, senza distinzione. Questo è importante. Anzi, volevo dire a tutti gli amici, per chi ci stesse ascoltando, se avete voglia di mettere in gioco, far parte del network e di portare avanti il messaggio, bene, scrivetemi info@radioscience.it, vi darò tutte le spiegazioni come fare, perché questo è molto ma molto importante. Poi dopo seguiteci, perché ci sono tantissime cose in ballo che stiamo preparando io, Massimo e tutto il network, non è che ci fermiamo qua, ok? Vai Massimo. Certo, assolutamente, anzi vengono poi le collaborazioni come questa con Radio Piper e Fontana Fredda, dove vengono ritrasmesse alcune produzioni di queste radio terrestri, assolutamente sì, questo vale ecco, anche per altre emittenti. Dunque io direi abbiamo ormai sforato il tempo, ricordo i siti internet dell'associazione a cui noi diciamo, facciamo riferimento, ilsicomoro.com di Pordenone, antimafia2000.com, e 2000 attenzione scritto in lettere altrimenti non vi esce, quindi antimafia2000.com per quanto riguarda la promozione della legalità. A seguire ancora funimainternational.org per la tutela di bambini che sono lasciati in strada, e poi ancora ricordo l'associazione Terra Mater che risponde al sito blogterramater.it, e poi spero di non aver dimenticato altre, ricordo Ciao dal Cielo, Mandi dal CIL di Buia, purtroppo non hanno ancora il sito internet, appena sarà pronto saremo altresì noi pronti a darvelo. Ecco, questi riferimenti qua sono importanti perché potete trovare degli approfondimenti molto interessanti. Tutto quello che diciamo è assolutamente documentato, ecco, dimostrabile. Tutti i relatori sono pronti di venire qua in trasmissione e approfondire per qualsiasi dubbio, per qualsiasi cosa, per qualsiasi curiosità su quello che poi qualcuno entrando in questi siti vede, magari non so, ce lo indica, eccetera. Vi segnalo anche un'altra televisione importante che noi collaboriamo perché ci dà un'informazione garantita, perché chi la dirige è una persona che ha una vita di esperienza dal mondo dell'est, dall'Europa dell'est, dalla Russia. Lui è Giulietto Chiesa, giornalista, presidente di Pandora TV, emittente online All News di Roma, che risponde al sito internet pandoratv.it. Noi ritrasmettiamo i vari notiziari di RTSAT, Russian Today, tradotti in italiano, quindi un'esclusiva per l'Occidente questa, attenzione. Notiziari che sono poi disponibili per qualsiasi emittente, anche per le emittenti terrestri, come potrebbe essere ad esempio questa Radio Piper, che ricordo le frequenze di questa emittente: 93.8 e 88.800 per tutto l'Alto Adriatico, anzi sconfiniamo oltre, arriviamo fino a Lubiana, c'è chi ci ha ascoltato anche in centro Lubiana. Ricordo il sito internet di questa emittente radiopiper.it. E a questo punto non mi resta che salutare i registi di questa trasmissione, devo parlare al plurale perché appunto siete in due, Paolo Gavasso che è di là del banco di regia, e a Treviso la regia centrale Rosario Moreno, che è stato anche ospite di questa trasmissione, abbiamo parlato di nuove tecnologie. Ciao Rosario e naturalmente buon lavoro. Grazie Massimo, un caro saluto a tutti gli amici e un caro saluto al nostro aiuto regista, che stasera, essendo in trasmissione, lui che si è interessato della regia, a Ugo. Ok. Vero, e lo salutiamo anche noi da Fontana Fredda, un caro saluto a Ugo, mi raccomando Ugo, che tra poco saremo, come dire, anche nelle tue mani quando andiamo in diretta.
Certo, già da domani. Non mancherò. Bene. Un ricambio e saluto a tutti quanti. Grazie a Ugo, grazie a Rosario Moreno, grazie a Paolo Gavasso, grazie anche a voi che ci avete seguito. Pianeta Oggi 20 nel mondo ritornerà la prossima settimana sempre alla stessa ora. Buonasera a tutti. Avete ascoltato Pianeta Oggi e 20 nel mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper.